Sì, è un portale gratuito, toscanajobs.it, è nato grazie al finanziamento dell'ente bilaterale toscano, quindi Confesercenti con le sigle sindacali hanno a mio avviso deciso in maniera fondamentale di finanziare uno strumento importante toscano che si sviluppa poi in tutti i territori provinciali, quindi chiunque potrà consultarlo gratuitamente, potrà inserire i propri annunci, può rivolgersi naturalmente alle aziende se ci telefonano, gli diamo il supporto necessario per poter inserire le proprie offerte e può esserci appunto una consultazione anche su province diverse, quindi anche il lavoratore può accedere ad offerte magari in territori vicini. Sì, è uno strumento rapido, uno strumento diretto, domanda offerta, abbiamo direttamente chi cerca, chi cerca lavoro e chi cerca manodopera. Siamo strutture sul territorio molto radicate, sia noi come associazione Confesercenti, in tutta la Toscana ci sono uffici da tutte le parti, e sia naturalmente le sigle sindacali che hanno tutto l'interesse a trovare lavori adeguati per i propri iscritti. Apre non solo l'offerta domanda lavoro, ma apre la possibilità della competenza, perché in molti casi manca proprio la formazione su alcuni campi specifici per le imprese. La possibilità di questi sportelli, di questa apertura e di questa condivisione comunque con l'ente bilaterale fa in modo di poter arginare dei piccoli campi che in questo momento sono un pochino meno strutturati. Comunque chi si rivolgerà a noi o comunque verrà in Confesercenti avrà la possibilità comunque di avere una condivisione non solo comunque con gli enti preposti ma anche con noi, che potremmo dare comunque un supporto di continuità nel percorso che comunque poi dopo si andrà a fare con le imprese. Quindi è fondamentale dopo un periodo del genere riuscire a collocare o comunque improntare una formazione che li potrà portare poi dopo a poter accedere ai settori.